Odoo Italia, a fianco delle imprese italiane. Ok. Bene. Buonasera a tutti. Ciao Maria Grazia. Quindi tu ci parlerai di Odoo come framework. Esatto. Ne sei sicura? Ci provo. Buon lavoro. Sono l'ultima, sarò breve. Mi presento, mi chiamo Maria Grazia Priore, ho iniziato il mio percorso lavorativo in Plus Innovation circa un anno e mezzo fa. Il ruolo che ricopro è quello di analista funzionale e specialista applicativo. Tutto è iniziato con lo studio in completa autonomia dei moduli Odoo condivisi da EMI su YouTube, che immagino voi tutti già conosciate. Successivamente ho iniziato ad approcciarmi ai vari prospect o clienti già acquisiti con l'analisi delle esigenze, con l'analisi appunto funzionale, e da quel momento preciso la mia mente ha iniziato a tradurre tutto ciò che il cliente esprimeva in moduli Odoo, e quello è stato il vero punto di svolta che mi ha concesso di avviare uno studio finalizzato alla costruzione di gestionali aziendali utilizzando Odoo come un vero e proprio framework di sviluppo, come una base di partenza, come il vero e proprio on-demand open object che tutti già notoriamente conosciamo. Vi parlo brevemente della mia azienda, Plus Innovation. Non so se si vede qualcosa, deduco di no. Ok. Sì, perdonate. Ok. Allora, chi siamo? Siamo un gruppo di professionisti che crede fortemente nel potere dell'innovazione digitale. Noi vogliamo portare il digitale laddove il digitale per qualche motivo è stato messo da parte, è stato accantonato. Vi parlo in particolare delle piccole e medie imprese, che nella realtà pugliese sono numerose, ma anche della pubblica amministrazione. Vi voglio descrivere alcuni dei nostri success case più significativi, a mio avviso, soffermandovi brevemente su tre di essi, e l'ultimo success case, perdonatemi, verrà invece descritto direttamente dal programmatore di riferimento. Allora, questi sono i servizi che noi offriamo: system integration, cloud enabling e servizi applicativi. Come vi dicevo, il primo success case di cui voglio parlarvi è il seguente. Il nostro cliente era un ente di formazione. Grazie all'integrazione di alcuni moduli recuperati dalla OCA, gentilmente offerti dalla OCA, ma customizzati ad hoc con l'integrazione di modulo contatti, modulo dipendenti, modulo documenti, siamo riusciti a generare un gestionale aziendale utilizzato da più enti di formazione per la gestione delle convocazioni ai corsi, per la gestione della scadenza con relativo alert in prossimità della scadenza stessa di determinati corsi, obbligatori o meno, ed infine la generazione dell'attestato di frequenza o del superamento del corso stesso. Vado velocemente. Un altro success case, a nostro avviso, è un gestionale rivolto alle sale ricevimenti. Ora, io immagino voi abbiate già sentito parlare dell'eccellenza che la Puglia riserva a tutti i ricevimenti, in particolare matrimoni, battesimi e quant'altro. Purtroppo lo stesso livello di attenzione non è dedicato a tutto ciò che c'è dietro, quindi tutta la gestione dei clienti, a partire dall'accoglienza, dalla scelta del menù, la gestione del marketing, la gestione delle intolleranze alimentari,
il numero degli invitati, il tipo di campagna marketing. Noi abbiamo creato questo gestionale, lo continuo a chiamare così, ma forse un po' limitato come termine, che grazie all'integrazione di CRM customizzato ad hoc con dipendenti, modulo dipendenti di HR e contatti, riesce appunto a generare un vero e proprio database di tutti i prospect che si recano nelle sale dei ricevimenti e riesce appunto tramite i moduli che prima erano utilizzati in modo cartaceo da parte di queste sale ricevimenti, riesce a registrare tutto ciò che è interessante da parte della sala ricevimenti stesso ai fini, a diversi scopi, per marketing, per campagne di promozione, qualsiasi tipo di attività interessante per la sala ricevimento, oltre a seguire poi tutto il flusso di quello che è un evento. Non mi soffermo oltre su questo gestionale, anche se mi ha appassionato abbastanza, e vi parlo di quest'altro caso che mi ha coinvolto particolarmente a livello personale. Si tratta di un gestionale realizzato per vari asili nido, per scuole dell'infanzia e per RSA. Volendo banalizzare, si tratta di un database in cui tutti i genitori che compilano le domande di iscrizione dei propri figli a scuola hanno adesso la possibilità, tramite dei form, di inviare agli istituti scolastici tutta una serie di informazioni, a partire da eventuali disabilità, intolleranze dei figli, e tutto questo ai fini di consentire a questa tipologia di istituti, quindi asili nido, scuole dell'infanzia, RSA, l'estrazione tramite query, ovviamente, di varie tipologie di report. Quindi report che possono riguardare il marketing o semplicemente richieste che vengono effettuate all'interno del programma per conoscere lo stato di salute di determinati pazienti delle RSA o l'andamento scolastico di determinati alunni di scuole dell'infanzia. Vorrei adesso indicarvi un ultimo success case, a nostro avviso il più significativo, per il quale si collegherà l'owner di riferimento di questo progetto, Andrea Cuna, il programmatore che ha realizzato questa soluzione. Vi descrivo brevemente il cliente. Si tratta di un'impresa privata che però offre servizi di consulenza presso istituti pubblici, in particolare presso un'azienda ospedaliera pugliese. Cosa viene richiesto a questa impresa privata? Viene richiesto il trasporto e il monitoraggio di campioni biologici. Da dove si partiva? Questa azienda aveva unicamente i dati in ingresso, quindi la temperatura del campione biologico a partire da un determinato punto di partenza e la temperatura di arrivo. Ciò che invece era necessario indicare era proprio tutta la fase di monitoraggio. Noi abbiamo realizzato una soluzione tramite l'integrazione di Data Logger che permette di monitorare a intervalli regolari la temperatura dei campioni biologici, a partire dal punto di partenza, entro vari range, fino al punto di arrivo. Adesso passo la parola ad Andrea Cuna, che vi descriverà più dettagliatamente e a livello tecnico come abbiamo realizzato questa soluzione. Ok, posso iniziare? Sì, ti ascoltiamo. Ok, buonasera a tutti, sono Andrea Cuna e mi sono occupato proprio dello sviluppo del modulo trasporto campioni biologici fino ad oggi. Ora vediamo per lo più le caratteristiche e le funzionalità principali di tale bel modulo, come la lettura delle temperature da dispositivi data logger che sono installati all'interno di furgoni o di depositi, magazzini, provvisti di celle frigorifere.
come vengono gestiti i documenti di trasporto, quindi tutte le operazioni che possono essere, diciamo, effettuate su un documento di trasporto, come avviene l'assegnazione automatica di un DPT ad un trasportatore, tutte le funzionalità del pannello di controllo e tutti i task, diciamo, periodici automatici possono essere attivati. Qui si possono vedere alcuni esempi in cui sono stati installati, diciamo, i dispositivi. Come si osserva, sono state installate all'interno di magazzini o all'interno di furgoni, con le figure libere, e con l'utilizzo di tramite opportune sonde vanno, diciamo, a rilevare la temperatura, in questo caso le temperature del congelato e del refrigerato. Una volta che sono stati installati fisicamente, i data log devono essere, diciamo, registrati all'interno della piattaforma proprietaria. Una volta configurati, i data log sono, diciamo, associati, identificabili tramite un CHAdeMIC. Si può osservare lo stato del dispositivo, quindi se è attivo o offline, tutte le sonde collegate al dispositivo. Si osserva qui, per esempio, ci sono soltanto due sonde collegate, una per il refrigerato e una per la temperatura congelato. Infine si può anche settare la frequenza di aggiornamento delle vetture. Una volta configurati all'interno della piattaforma, bisogna andare a registrarli nel modulo trasporti campioni 12 in ONU, tramite la lista opportuna, data logger, in cui, come si vede, si deve associare l'ID che deve coincidere con il channel ID registrato sulla piattaforma proprietaria, e si va a specificare, diciamo, assegnare il data logger se appartiene al veicolo o a un deposito. Quindi se il data logger è stato installato in un veicolo, in un deposito, andando a selezionare dall'opportuno menu a tendina. Una volta configurati anche all'interno di Odoo i data logger, tramite il pannello di controllo si vanno a settare i parametri per quanto riguarda le API, quindi per fare in modo che avvenga la lettura proprio dai dispositivi, e quindi andare a registrare all'interno di Odoo. Questi parametri sono le API key, che altro non è l'account key collegata all'account sul quale sono stati registrati sulla piattaforma proprietaria i data logger. Questo account key serve per andare ad ottenere quindi un token, quindi per la registrazione, per l'autenticazione sulla piattaforma. Questo token poi verrà utilizzato appunto per effettuare la chiamata vera e propria tramite il viewpoint specificato su questo campo, URL getLogs. E quindi si fa la chiamata direttamente al channel, quindi al dispositivo, che andrà a restituire tutte le informazioni legate, su una punta di JSON, ai parametri che stanno misurando. Nel nostro caso, quello che serve è la temperatura 1 e la temperatura 2, rispettivamente, che si riferiscono alla temperatura del refrigerato e del congelato. Sempre tramite il pannello di controllo è possibile andare a settare, o meglio, attivare o disabilitare l'azione programmata, che permette di effettuare la lettura dei data logger in maniera automatica, andando a settare manualmente anche l'intervallo di tempo ogni quanto deve avvenire questa lettura. Una volta che vengono effettuate le letture dai data logger, vengono memorizzate all'interno di un'opportuna view di Odoo, la view tracciamento, in cui ogni record corrisponde a un collo. Un collo sarebbe un campione biologico al quale è stata associata appunto la temperatura che si sta monitorando. Una volta letta la temperatura, viene fatto, diciamo, il check se la temperatura rilevata dal data logger è compresa nel range delle temperature di quel determinato collo. Se così non fosse, allora si deve generare opportuni alert che vanno a informare chi di dovere di agire di conseguenza. Come si vede, gli alert che vedremo tra poco, come si vede i record in cui vengono evidenziati i trust e se si è verificata un'eventuale anomalia. Le operazioni possono essere fatte su tali record, sono il raggruppamento, quindi si possono raggruppare in base al datalog dell'ID o l'ID dell'IDT o all'etichetta, l'etichetta sarebbe l'identifica di ogni collo. La modalità di trasporto, quindi se è stato refrigerato o congelato,
la data, il luogo, la temperatura e sollevazione, quindi se il collo si trova all'interno del lato mezzo, poi il premio distante o nel deposito. E si può anche filtrare per anomalia rilevata o meno. Andando avanti, si può anche per un determinato collo andare a generare un report. Il report sarebbe un documento PDF che riporta tutte diciamo, le informazioni relative a quel determinato collo, quindi l'etichetta, i diritti di appartenenza, la partenza, la destinazione, la modalità di trasporto, la data e l'ora di diciamo, tutte le fasi del trasporto del collo. E in più la tabella con tutto lo storico delle temperature rilevate durante il viaggio, quindi da quando il materiale biologico viene prelevato fino a quando non verrà consegnato a destinazione. Questa è la lista dei documenti di trasporto. Le informazioni principali sono di che va a identificare appunto un documento di trasporto, l'operatore al quale è assegnato i diritti e quindi che si occuperà del trasporto, lo stato e la fase, che sono due campi che vengono aggiornati manualmente, diciamo, in base allo stato del trasporto dall'operatore, la data di iniziazione, i colli associati a quel documento di trasporto, la partenza dall'arrivo. L'arrivo sono due campi fondamentali per andare, come vedremo tra poco, ad assegnare automaticamente l'operatore a un collo, a un DDT. Questa lista viene generata automaticamente tramite questo task BI, con il quale si andranno a leggere da un sistema gestionale di terzi, di terze parti, la lista dei DDT e quindi andare a aggiornare di volta in volta tale lista. Quindi tramite sempre il pannello di controllo si potranno andare a configurare i parametri per andare a leggere tramite queste API i nuovi diritti e mantenere aggiornata la lista. Quindi si vanno a settare determinando la password tramite il quale si andrà a richiedere il token per l'autenticazione verso la piattaforma terza, che è quella che gestisce effettivamente i DDT. Una volta ottenuto il token autenticati, si andranno a leggere tutti i DDT che ancora non sono presenti all'interno di quella lista di presenza. Questo è un esempio di DDT, viene ritornato in formato JSON sempre una lista di DDT con un numero che sarebbe identificativo, la data di creazione, l'intento destinatario, tutte le informazioni necessarie e quindi soprattutto la lista dei colli associati a quei DDT. Anche in questo caso si può andare ad attivare o disattivare un'azione programmata che permette di andare con una determinata frequenza scelta sempre manualmente, impostata manualmente, ogni quanto tempo bisogna leggere i nuovi DDT e quindi mantenere aggiornata quella lista. Queste sono le operazioni che possono essere fatte su un DDT. Nel momento in cui un DDT viene memorizzato in O2, in quella lista, lo stato si trova in chiave nella fase richiesta creata. Si può associare quindi l'operatore, che di default viene associato automaticamente dal sistema, e nel momento in cui viene associato l'operatore, la fase cambia, viene modificata sempre automaticamente con la richiesta che era assegnata. Nel momento in cui viene assegnato l'operatore, solo questo operatore può andare a effettuare delle operazioni sul documento di trasporto. Quali sono? Sono la conferma presa in carico, quindi stato e fase che vengono aggiornati, ma può anche andare a rifiutare la richiesta. Stato e fase vengono aggiornati, nel momento in cui viene rifiutata la richiesta, questo DDT verrà automaticamente riassegnato ad un altro operatore. Nel momento in cui prende in carico la richiesta, l'operatore arriva al punto di partenza, spunta arrivo punto di partenza, stato e fase vengono aggiornati, ovviamente anche qui la data e l'ora di arrivo punto di partenza vengono aggiornate automaticamente nel momento in cui spunta il campo. Quando l'operatore preleva il materiale, stato e fase sempre viene aggiornata e in più notiamo questi campi fondamentali in cui andrà a specificare in viaggio verso destinazione o in viaggio verso deposito. Il primo permette di andare a dire al sistema:
che è il DTT, verrà consegnato alla destinazione finale, il secondo invece è una destinazione intermedia, appunto un magazzino. Fondamentale questa parte è il sistema riconosce automaticamente il data logger assegnato al furgone che sta utilizzando il trasportatore. E da questo momento, da questo punto in poi, avviene la registrazione delle temperature in tutti i voli assegnati a questo DDT. Nel momento in cui l'operatore arriva a destinazione, spunterà conferma di nuovo destinazione, stato e fase verranno aggiornati e infine potrà concludere l'attività. Da questo momento in poi le temperature non verranno più registrate. Andando avanti, nel momento in cui in precedenza l'operatore aveva selezionato il viaggio verso deposito, qui si troverà invece di concludere attività anche i campi in deposito, quindi spunterà il campo in deposito e andrà a selezionare l'hub in cui deve depositare sta depositando i fogli. E poi alla fine spunterà su concludere attività. La differenza sostanziale rispetto alla situazione precedente sono il fatto che comunque le temperature continueranno a essere registrate. Però verranno lette non più dal data logger presente all'interno del furgone, bensì inizieranno a essere rilevate dal data logger presente installato all'interno dello smagazzino. Possono essere effettuate delle operazioni massive anche sui revolve dei DDT. Queste operazioni sono l'assegnazione di più DDT contemporaneamente a un determinato operatore, l'aggiornamento della fase di più DDT contemporaneamente. L'aggiornamento della fase deve avvenire in maniera sequenziale, ovviamente ci sono dei controlli che gestiscono eventuali errori, e infine può andare a rifiutare più richieste contemporaneamente, andando a comunicare anche il motivo e inviando l'email a chi di dovere. Questa è la lista relativa ai fogli. Andiamo a esaminare un caso che si verifica spesso. Ad esempio, prendendo il collo con etichetta 028096 associato al DDT 84106, si possono notare questi due record. Il primo che appartiene, diciamo, va a definire il trasporto dalla partenza fino al deposito. Il secondo dal deposito fino alla destinazione finale. Andando a cliccare quindi su uno di quei record, quello che ci appare, diciamo, sono tutte le informazioni relative a quel determinato collo. E in più si noterà tutto lo storico delle temperature rilevate per quel DDT durante quel viaggio. Quindi in particolare si potrà andare a generare un report parziale, il primo report relativo appunto al viaggio effettuato dalla partenza fino al deposito, il secondo dal deposito fino alla destinazione finale, ovviamente con tutto lo storico delle temperature in entrambi i casi. Ok, l'assegnazione automatica dell'operatore a un determinato DDT avviene tramite il concetto di giro. Con giro si intende tutta una serie diciamo insieme di tappe. Ogni tappa deve essere associata a un determinato giro. Facendo dei controlli incrociati tra il mittente e il destinatario si va ad individuare un determinato giro. Il giro a sua volta è associato ad un operatore, pertanto il sistema andrà a riconoscere a quell'operatore assegnare quel determinato collo in automatico. Ovviamente può essere assegnato in maniera manuale. Ok, ora vediamo le funzionalità che possono essere gestite dal pannello di controllo. Una di queste è la richiesta di un DT. Nel momento in cui un utente esterno deve accedere a un determinato DT, può effettuare tramite vie opportune una richiesta all'endpoint definito nel campo di bdomain URL, andando a specificare il DT, diciamo l'ID del DT a cui vuole accedere. Quello che avrà come ritorno sarà il link per andare ad accedere direttamente alla scheda di quel DDT, come se fosse già un utente autenticato. Andando avanti, un'altra funzionalità del pannello di controllo è quella di andare ad attivare o disattivare il controllo sulle temperature. Cioè, nel momento in cui avviene diciamo, la lettura delle temperature
dai dell'Hogger, in cascata elementi il controllo delle temperature per sé, la temperatura rilevata cade nel range delle temperature di quel determinato collo. Se così non fosse, allora bisogna andare a generare, come vedremo per poco, degli opportuni alert. Andrea, scusami se ti interrompo. Mi senti, Andrea? Che può essere, sì. Volevo dirti che siamo fuori tempo e quindi se riesci ad andare più rapidamente sulle ultime slide in modo da permettere, se ci sono domande. Grazie. Le anomalie, nel momento in cui si verificano le anomalie, vengono generati dei pop-up dove viene specificata l'etichetta e divide il DTT, in questo caso il collo, e quest'altro parametro che dipende molto dal, diciamo, dalla frequenza in cui avviene l'elevamento delle temperature. Ad esempio, se qui la temperatura avviene ogni 15 minuti e questo parametro è impostato su 45 minuti, vuol dire che se ogni 3 elevazioni il collo si trova in stato anomalo, allora bisogna comunicare l'eventuale anomalia andando appunto a generare un'email che ha come allegato un PDF con tutte le informazioni dei colli su questo periodo dell'anomalia. Questi sono dei parametri precauzionali che si usano nel momento in cui si verificano anomalie, per quanto lo stato dei catalogi non viene aggiornato per qualche tipo di malfunzionamento, e quindi il sistema non bypass per non sprecare risorse indipendente e quindi non effettuare con solo i call in cui si è verificato quel guasto. E infine altri task programmati per concludere sono non vengono gestiti direttamente dal pannello di controllo, ma dalle azioni programmate messe a disposizione da lui, che sono appunto quelle di attivare direttamente i voti, oppure la rilevazione delle temperature della logica, oppure i vecchi report che hanno superato una determinata data. Questo per andare a smaltire un po' il database e rendere meno complessa la gestione di tutte le richieste dei DTT. Ho concluso. Grazie. Grazie Andrea. Se devi concludere. Io ho concluso. Hai già concluso? Sì. Ok. Mi dispiace, siamo. Facciamo un bel applauso a Maria Grazia. Grazie. Anche lei new entry degli Odoo Days Italia, che ci consente di chiudere in bellezza questa conferenza. Se ci sono domande me le proietti sul gobbo. Intanto quanto tempo ha portato via di sviluppo questa? Circa 6 mesi. Non vedo. Vedo gente allegra, mi rincuora. Domande? Non arriva. Abbiamo perso il gobbo. Anche il gobbo ha faticato questi 2 giorni, quindi. Troppe domande. Niente. Perché è già tutto chiaro. Vuol dire che allora che le recupero. No, perché non c'è proprio la finestrella delle domande. Secondo me è perché qualcuno ha chiesto il tuo numero di telefono e quindi non lo sta mettendo la cosa delle domande. scherzo. Va bene. Va bene, a questo punto andiamo a chiudere. Quindi chiedo alla regia di mandare l'ultima slide così chiudiamo questa conferenza. Grazie Maria, grazie. Grazie. Grazie a voi di Vlas per essere stati qui con noi in questa edizione degli Odoo Days 2023. Odoo Italia, a fianco delle imprese italiane.